partiti e arrivati. L'Italia in questo momento, Castiglione delle Stiviere in vantaggio, e il Pony Express, il suo abbigliamento, sale, porta Castiglione, primo Castiglione, poi la Jugoslavia, poi Portogallo, San Marino, Francia, attardata la Spagna. Ecco la Spagna, quindi prima Italia, da quanto mi risulta, mi viene confermato dal tabellone, prima l'Italia, Castiglione delle Stiviere, il tuo nome prima di tutto, prima di darmi la risposta. Achille, il nome dell'interprete. Ray Charles! 12 punti per Castiglione delle Stiviere, classifica. 36 punti per il Portogallo, 31 per l'Italia, 30 per la Francia, 26, ma sospendiamo la classifica perché è giusto concedere il protagonismo alle immagini di Achille per Castiglione delle Stiviere che schiaccia per primo, ma torniamo sul tabellone, 26 alla Jugoslavia, 22 al San Marino e 20 alla Spagna. Ultima domanda, tutto pronto, un solo concorrente, questa è la domanda che ci porterà alla classifica finale e alla vincitrice della quinta puntata di Giochi senza frontiere da Bergamo. Qual è il nome del compositore o il titolo dell'opera? Quel est le nom du compositeur ou le titre del Louvre? Via la musica! Castiglione, San Marino in testa, Castiglione secondo, combattiamo in questo gioco contro il Portogallo, contro la Francia, San Marino per primo, Castiglione secondo, Jugoslavia terza, Portogallo quarto, affiora il protagonista francese, è una ragazza, suona in questo momento e attardata la Spagna che andiamo ad aiutare perché ormai non c'è nessun dubbio. Andiamo ad aiutare il concorrente spagnolo già schiacciato, tanto ormai era evidente. Allora primo San Marino, sei qua, grazie. Abbiamo detto qual è il titolo del compositore o il titolo dell'opera del Louvre ascoltata. Forza, uno, due. Mozart, purtroppo non è Mozart. Secondo, Castiglione delle Stiviere. Rossini. Grazie, non è Rossini, Jugoslavia. Wagner. Non è Wagner, possiamo dirli tutti se volete. Poi abbiamo il Portogallo, le Portugal Nilla Pizzi, chi ha detto Nilla Pizzi? Mozart, non è Mozart, la Francia, la France, Vivaldi. Non è Vivaldi, vive la France, non è la même chose, ma se è la stessa chose, niente, Spagna. Puoi rispondere, ma non cambia il risultato, una risposta della Spagna. Puccini, grazie, ma non è Puccini, no, purtroppo era Strauss con il Cavaliere alla Rosa. Con questo abbiamo concluso la prova, andiamo a vedere insieme il tabellone, o meglio le immagini che ci portano con questo rallenti la salita del concorrente francese, mentre il tabellone si sta preparando per il risultato dopo la quinta domanda.
e dopo la prova definitiva che vede con 39 punti vincitrice il Portogallo, seconda l'Italia con 36, terza la Francia con 32, quarta la Jugoslavia con 30, quinto era San Marino con 28 e sesta la Spagna con 21 punti. Quindi 12 punti al Portogallo, 10 all'Italia, 8 alla Francia, 6 alla Jugoslavia, 4 a San Marino, 2 alla Spagna. 8 punti a pari merito anche, 8 punti alla Francia e 2 alla Spagna. Signori, siamo arrivati alla fine, una serata molto particolare, grande l'entusiasmo qui a Bergamo, un temporale estivo ha bagnato e si dice puntata bagnata, puntata fortunata, il pubblico ci è stato vicino, lo stesso pubblico che in questo momento sta per applaudire la vincitrice della quinta puntata di Giochi senza frontiere 1990 qui da Bergamo. Con andiamo sul tabellone con 49 punti le azzorre del Portogallo a pari merito contro Gir per la Jugoslavia, uno splendido secondo posto per Castiglione delle Stiviere con 48 punti, San Marino Borgo Maggiore 33, Boulogne Boulancourt 31, la Spagna di Almagro con 22. Andiamo a festeggiare insieme i due vincitori di questa puntata, le azzorre e la Jugoslavia, mentre ne approfitto per ringraziare ancora una volta la Esterna 1 di Milano e Ancona, Lucio Ambrosino, Armando Nobili e lo stesso Ambrosino per i giochi, tutto lo staff che ci ha seguito, mentre ritrovo la nostra dolcissima Feliciana con la quale concludiamo questa straordinaria serata. Davvero straordinaria! Un grazie di tutto cuore a tutti quelli che abbiamo nominato e a quelli che non abbiamo nominato, grazie a chi ci ha assistito, grazie al pubblico di Bergamo e proprio il comune di Bergamo che offre questo trofeo. Questo è un trofeo, verrà raddoppiato perché le hanno il diritto sia le azzorre per il Portogallo che Trogir per la Jugoslavia. Un grazie di cuore, l'appuntamento per sabato prossimo alle 20:30 per la grande estate di Rai 1. Grazie Bergamo, grazie. Giochi senza frontiere, ciao.